parlarvi dei 5 utilizzi che potete fare con la banana. E sì, lo so, può sembrare doppio sensistico il titolo, però non è così. Potete utilizzare la banana per tante ricette cosmetiche, per prendervi cura dei vostri capelli, della vostra pelle e dei vostri denti. E oggi vi farò vedere 5 utilizzi. Il primo modo per utilizzare la banana è quella di creare una maschera per capelli fatta in casa con una banana intera schiacciata per bene insieme a uno o due cucchiai di olio d'oliva in base al tipo di capello che avete. Se avete i capelli molto secchi vi consiglio di utilizzare due cucchiai di olio d'oliva. Se li avete grassi, diciamo, comunque che si sporcano velocemente, vi consiglio un cucchiaio di olio d'oliva e non lo applicate sulla cute ma solamente sulle lunghezze, mentre se avete i capelli molto secchi e ricci vi consiglio di applicarlo anche sulla cute. Applicatelo sui capelli e lasciatelo in posa circa 30 minuti, dopodiché andate a sciacquare normalmente. Questo impacco renderà i capelli morbidissimi e super lucidi. Un altro utilizzo della banana, ma soprattutto della buccia della banana, è quella di sbiancare i denti. Prendete un pezzettino di buccia della banana e applicatelo sui denti, massaggiando come se stesse facendo un leggero scrub. La buccia della banana creerà un peeling sui denti che andrà a sbiancarli. Fate questo procedimento 2 volte al mese. Per chi non lo sapesse, la buccia della banana è molto più delicata del bicarbonato di sodio per sbiancare i denti ed è un rimedio naturale che non fa male allo smalto. Un altro utilizzo della banana è quella di prendere sempre la buccia, quindi 2 pezzettini di buccia della banana, magari anche fresca, la mettete in frigo per qualche minuto, la ritagliate appunto questa buccia della banana e la appoggiate sotto gli occhi. Questo metodo aiuterà a contrastare le occhiaie e le borse. Un altro utilizzo è quello di creare uno scrub per la pelle invece, sempre utilizzando una mezza banana e dello zucchero, circa 2 o 3 cucchiai di zucchero in base a come lo volete, se volete uno scrub più delicato o uno scrub più strong. Potete applicare questo scrub sia sul viso e sia sul corpo e rendere la vostra pelle liscia e morbida. Ultimo rimedio, soprattutto per chi ha delle macchie della pelle e l'acne, per chi sta cercando di combattere l'acne, utilizzate una mezza banana schiacciata per fare una maschera viso. La banana aiuterà a contrastare le macchie della pelle e l'acne. Tenetela in posa 5 minuti, dopodiché risciacquate. Allora ragazzi, questo è tutto, spero tanto che il video vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un bel pollice in su e lasciatemi un commento qui sotto, fatemi sapere se utilizzate la banana per questi rimedi e come vi ci trovate. Io vi mando un grossissimo bacio, mi raccomando, iscrivetevi al canale, ciao!